E siamo giunti alla fine del Day 1B del Main Event, 52 giocatori rimasti sui 121 iscritti quest'oggi, 52 più i 30 di ieri, quindi 82 al Day 2. Anche questa sera abbiamo, dopo 8 ore stancanti di gioco, il chip leader Sebastiano Kisvardai con 126.800 chips. Come hai fatto ad arrivare in testa alla classifica? Ma ci sono state due mani decisive, una in cui avevo gli assi contro Max Pescatori che aveva SOK, quindi ho fatto un bel double up, sono riuscito ad andare in deep stack, poi ho giocato normalmente, non ho fatto niente di particolare, e poi c'è stata un'altra mano verso la fine in cui ho settato i jack contro il mio oppo che aveva KK, ho fatto un piattone enorme e mi ha permesso di diventare chip leader, insomma. Quindi tutto bene. Ti aspettavi un risultato così importante al primo giorno? È vero che il primo giorno ancora non hai fatto niente, però ti aspettavi questo impatto alla prima tappa del WT Nation? No, sicuramente no, insomma, però va benissimo, insomma. Parlami di questa maglietta, perché sai che l'evento è chiaramente griffato GD Poker, abbiamo un sacco di marchi, però questo non l'avevo mai visto in giro, da dove arriva? Ce l'ho solo io, la produco io, è molto carina, insomma. E ne ho anche altre, anche felpe, non so se potrei usarla o se mi denunceranno o comunque. Okay, GD Poker Mania, sì, sì. Lo squalo. No, penso di poterla usare, insomma, vedremo. Altrimenti. Volevo chiederti, ma come affronterai la giornata di domani? Strategia, hai già in mente qualcosa oppure vai a letto tranquillo? Mi farò cozzare da Islam e mi dirà lui tutto stanotte, non mi farà dormire fino a che non avrò preso tutto. No, a parte gli scherzi, vediamo com'è il tavolo. Oggi ho avuto dei tavoli che mi sono trovato a mio agio, speriamo anche domani, insomma, vediamo. Visto la mano sul finire, proprio l'ultima mano prima della pausa, credo che avessi asso K, hai fatto raise, ti hanno mandato tutto, sì. Ci hai pensato molto e poi alla fine hai deciso di non comprometterti la chip leading. Ho insultato da più di qualcuno e ho foldato asso K perché sto messo bene, volevo tornare domani tranquillo da chip leader, domani è un altro giorno, gioco su. Quindi è stato un fold non facile, però anche perché il mio oppo non aveva la faccia da spivo, insomma, era un signore con la camicetta, così, insomma. Secondo me la mano se l'aveva, insomma, non si. Ma non aveva secondo te? Ma li aveva. Aveva una camicetta da donna a donna? Ma sì, ma minimo, no, assolutamente, ci avrebbe pensato. L'ultima mano stava imbustando, ce l'aveva, insomma. Quindi penso di aver fatto la cosa giusta. Allora ci vediamo domani. Perfetto, tante grazie. Ciao ragazzi, ciao.